Salve a tutti e bentornati nel mio canale. Calo di testosterone e disfunzione erettile è spesso un'accoppiata che troviamo nei nostri pazienti. Il calo di testosterone sappiamo benissimo si associa a un calo del desiderio, a un calo della libido e quindi di riflesso a una ridotta erezione. Ma non per forza e non solamente vi è questo tipo di collegamento. L'articolo che ho scritto tempo fa su Tag Medicina ha proprio questo titolo. Il titolo è "Bassi livelli di testosterone possono essere la causa della disfunzione erettile". Per quale motivo? Su questo articolo che riporto, gli studiosi hanno in effetti individuato la possibilità che il calo di testosterone agisca direttamente a livello dei corpi cavernosi. Quindi non un riflesso di un calo di desiderio, ma proprio un meccanismo intrinseco che riduce la vasodilatazione dei corpi cavernosi. Sappiamo che il protagonista della dilatazione, quindi dell'erezione, è l'ossido nitrico. L'ossido nitrico è in grado di indurre e mantenere l'erezione. Questo è anche il principio con cui agiscono i farmaci, gli inibitori della 5-fosfodiesterasi, ossia una molecola che impedisce all'enzima che distrugge l'ossido nitrico, ne impedisce quindi l'attivazione e quindi impedisce la distruzione dell'ossido nitrico che continua quindi la sua azione a livello dei corpi cavernosi e mantenendo l'erezione. L'assenza o la mancanza di testosterone, come scritto in questo articolo, crea un disaccoppiamento a livello endoteliale della ossido nitrico sintetasi, ossia quell'enzima che è in grado di indurre e favorire la produzione di ossido nitrico. Ecco quindi che un calo di testosterone può ripercuotersi in maniera diretta sui corpi cavernosi. Ed ecco forse perché è mia abitudine, quando ove possibile e consentito, l'accoppiamento dei farmaci che aiutano l'erezione, quindi gli inibitori della fosfo-5-diesterasi e il testosterone, possono avere un'azione sinergica e migliorare la risposta erettile nei corpi cavernosi. Con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata.